arrestato Gesù, lo portarono alla casa di Caifa, il sommo sacerdote, dove si erano radunati i maestri della legge, i capi del popolo e i sacerdoti, i quali cercavano un'accusa contro Gesù per poterlo condannare a morte. Non la trovarono, anche se si erano presentati alcuni testimoni falsi. Dopo un lungo interrogatorio, il sommo sacerdote, Caifa, chiese a Gesù se era il Messia, il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose di essere tale e che presto l'avrebbero visto seduto alla destra dell'Onnipotente. Queste parole valsero a Gesù la condanna a morte. Il Sinedrio pronuncia la condanna a morte di Gesù, ma esso non ha potere di eseguirla. Per questo motivo Gesù viene portato al procuratore romano Pilato, che in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Chi era Pilato? Pilato era di origine sannite, della stirpe dei Ponzi, che si erano distinti durante le guerre sannitiche. E i Ponzi, divenuti cittadini romani, avevano preso parte attiva alla vita di Roma. Ponzio Aquilio fu tra i congiurati che uccisero Giulio Cesare. Pilato apparteneva per nascita alla classe dei cavalieri e per educazione era anti-ebreo. Il prefetto della guardia di Tiberio, Seiano, era responsabile della politica imperiale contro gli ebrei e nel 26 d.C. mandò Ponzio Pilato come procuratore romano della Giudea e della Samaria. Restò in Palestina per 10 anni. La residenza ufficiale del procuratore era Cesarea Marittima, ma nelle grandi solennità ebraiche si recava a Gerusalemme per impedire o reprimere i disordini. Il procuratore approfittava durante il soggiorno a Gerusalemme per sbrigare le cause più importanti e fu così anche in quel Pasqua. Pilato, salito a Gerusalemme, fu richiesto di buon'ora dai capi del popolo e dai sacerdoti per istituire il processo contro Gesù. Signor Procuratore, ci è stato demandato direttamente dal Sinedrio di risolvere un altro caso, quello del predicatore di Nazareth. Qui fuori ci sono dei sacerdoti e dei capi del popolo che ti attendono. Di loro di entrare. Non possono entrare per non contaminarsi, altrimenti dicono che non possono partecipare alla festa di Pasqua. Quindi? Devi uscire tu dal pretorio. Prima di uscire, informami sull'accaduto, in modo che io sappia anche come comportarmi con questi sacerdoti. Fammi sentire, dimmi. Signor Procuratore, questa notte sono venuti dei nostri soldati e mi hanno chiesto che dovevano arrestare alcuni cospiratori. Forse è meglio se chiamo uno di loro, potrei informarti meglio. Forse è meglio. Valerio, vieni ad informare il Procuratore. Sì, signore. Il procuratore vuole essere informato di quello che è accaduto questa notte. Signor procuratore, poco dopo la mezzanotte ci siamo portati fuori le mura di Gerusalemme e siamo scesi nella valle del Cedro. E di là, oltre il fiume, sul monte degli Ulivi, ove vi erano radunati una dozzina di uomini mezzi addormentati, nel vederci si sono spaventati. E quando ci sono venuti incontro... Li avete arrestati? No, signor procuratore, uno solo è stato arrestato, un certo Gesù di Nazareth. Questo Gesù non ha opposto alcuna resistenza, anzi ha affermato uno dei suoi che già aveva messo mano ad una spada. In quanto agli altri non abbiamo potuto arrestarli, perché egli ce l'ha impedito. Questa è bella, un uomo solo che impedisce a tutti voi di arrestare gli altri. Sì, signor procuratore. E cosa ha quest'uomo da impedire a voi di arrestare i suoi complici? Non lo so. Però quell'uomo ha qualche potere straordinario. Sarà un figlio degli dèi, come diciamo noi. Sarà un profeta, come lo chiama la sua gente. Certo è che con la sua sola parola ci ha tutti immobilizzati. Come, come? Questa cosa è davvero interessante, ma vai pure avanti, fammi sentire. Gli scribi ed alcuni sacerdoti, per individuare il luogo ed il capo, con l'inganno si sono fatti guidare da un amico di Gesù, un certo Giuda Iscariota, il quale, ignorando la nostra presenza, aveva indicato loro ove si trovava il Nazareno.
A questo punto uno scriba ci ha avvertiti e siamo intervenuti. Però il Nazareno ci è venuto incontro ed ha chiesto con voce possente: «Chi cercate?» Noi avevamo risposto che cercavamo Gesù di Nazareth. Ed egli ha detto: «Sono io!» Ma quando ha detto quelle parole, chi è rimasto per terra, chi è rimasto tramortito, chi è rimasto come di pietra? E così ha dato agli altri la possibilità di scappare. Egli ha detto: «Se cercate me, lasciate andare via costoro». E solo quando i suoi erano al sicuro, egli si è lasciato arrestare. E ora dov'è? È nel cortile. Molto bene, puoi andare. Centurione, chi è effettivamente questo Gesù di Nazareth? Hai raccolto altre informazioni che lo riguardano? C'è qualche altro soldato che ci può dare altri particolari su di lui? Signor procuratore, posso dirti che questo Gesù di Nazareth non è un pericolo per le nostre autorità, ma per i capi ebrei. Proprio qui in Gerusalemme, dinanzi al Tempio, le nostre guardie l'hanno sentito dire: «Date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio». Ai sacerdoti e capi del popolo li chiama con i nomi che si meritano: ipocriti, impostori. Il popolo però è dalla sua parte. E giorni fa, per le vie della città, lo ha accolto come si accoglie un re, un eroe. I nostri soldati non sono intervenuti perché non vi era nulla da rimproverare né a lui né ai suoi seguaci. Anche molti romani hanno per lui grande rispetto. Il centurione di Cafarnao, una volta, mi disse che questo Gesù di Nazareth guarì il suo servo senza muoversi. Sì, con la sola parola disse: «Vai, il tuo servo è guarito». E così fu. Così, ora questi capi del popolo e questi sacerdoti vorranno che io gli elimini un loro nemico, il quale ha la capacità di avere il favore del popolo, quello che loro non hanno, e vorranno farmi credere che lo fanno per rispetto a Roma. Difatti, sono tutti qua i capi del popolo e chiedono che tu istituisca il processo contro Gesù. Comincia male questa giornata. Vediamo se possiamo liberarci presto di Gesù e dei suoi nemici. Ecco i sacerdoti. Avviciniamoci e sapremo cosa è successo. Cos'è che avete da dirmi? Abbiamo arrestato il Nazareno. E sembra a voi questo un buon motivo per venirmi a disturbare in un'ora così mattiniera? Quali sono le accuse che volete contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Avete detto che è un malfattore, quindi già lo avete giudicato. Che cosa volete portare a fare da me? Prendete e giudicatelo secondo la vostra legge. Quello che ha fatto in Galileo è molto grave e merita la morte. Cosa ha fatto di tanto grave quest'uomo da meritare la morte? Infrando le nostre leggi, ha dichiarato di essere figlio di Dio. E con questo che c'entro io? Queste sono cose vostre. Sono nuovo il popolo, ha cominciato in Galileo e ha tenuto a fare altrettanto in Giudea. È stato sorpreso ad alzare il popolo, ma non pagare il tributo a Cesare. E questi è Gesù di Nazareth. Ma ti ripeto, un sobbrigatore del popolo! È proclamato re dei giudei! Signor procuratore, Gesù di Nazareth viene dal nord, dalla Galilea, e mette la rivoluzione in tutto il paese! Incita il popolo a non pagare i tributi, come già ti è stato detto, e afferma di essere egli stesso il re, il Messia! Signor procuratore, c'è un messo mandato da tua moglie e dice che ha un messaggio urgente da riferirti. Cosa posso fare per liberarmi di questo processo? Ci sarà senz'altro un modo per liberarti di questo processo. Comunque, senti quello che ha da dirti il messo. Vieni avanti. Cosa ha di tanto urgente mia moglie da mandarti qua durante un pubblico processo? Ave Cesare, quando questo sposo di questa bella causa di Gesù, ha trascorso una notte molto agitata. Ti raccomando di non decidere niente contro quell'innocente. Adesso ci si mette anche mia moglie con i suoi sogni a complicare le cose. Vai pure. Come ti dicevo prima, cosa posso fare per liberarmi di questo processo e delle insidie che esso nasconde? Ci sarebbe un modo per liberarti di questo processo. Questo Gesù di Nazareth è un Galileo.
lo puoi far giudicare dal tetrarca della Galilea Erode. Egli per la Pasqua è venuto qui a Gerusalemme con tutta la sua corte e, visto che non corre buon sangue tra voi due, nel momento in cui tu lo manderai da Erode, lo lusingherai e ti libererai di questo processo. È un'ottima idea, molto bene. Fai come hai detto, disponi che quest'uomo sotto scorta dei nostri soldati sia accompagnato dal tetrarca e dirai ad Erode che il proconsole rispetta la sua giurisdizione anche qua a Gerusalemme. Ascoltatemi, ho valutato la questione e mi sono reso conto che non spetta a me assolvere o condannare Gesù. Il caso è nella competenza specifica di Erode, in quanto l'accusato è suo suddito. Andate quindi da Erode e fatelo giudicare da lui. È qua che ha offeso tutti noi, è qua che predica contro. Questi sono affari che non riguardano Roma. Signor procuratore! Andate da Erode, avete capito? Questo processo non è di mia competenza. Era il figlio più giovane di Erode il Grande. Alla morte del padre avvenuta il quarto anno avanti Cristo, divenne tetrarca della Galilea e della Perea. Aspirò per tutta la vita al titolo di re, senza ottenerlo dai romani. Sposò dapprima una principessa araba, poi ripudiatala, si unì illegalmente a Erodia, sua cognata e nipote. Giovanni Battista lo biasimò apertamente per questo. Egli prima lo fece rinchiudere nella fortezza di Macheronte e poi durante una festa di corte lo fece decapitare per esaudire un desiderio della figlia di Erodiade, Salomè. Contro Gesù in Galilea non intervenne mai seriamente. Solo verso la fine, su pressione dei circoli farisei, mandò a dire a Gesù di lasciare il paese. Gesù allora espresse il suo parere su Erode, definendolo una volpe. Adesso Gesù viene condotto per ordine di Pilato dinanzi al suo sovrano. Da molto tempo Erode desiderava vedere Gesù. Di lui aveva sentito dire molte cose e sperava di vederlo fare qualche miracolo. Perciò quando vide Gesù davanti a sé, Erode fu molto contento. Lo interrogò con insistenza, ma Gesù non gli rispose nulla. Erode fu educato a Roma, capitale del mondo pagano, amante di edifici sontuosi, di banchetti opulenti e di ogni altra specie di godimenti. Indifferente dal punto di vista religioso, diplomatico astuto e facile alle passioni sensuali. Gesù, figlio di un artigiano della piccola Nazareth, giovane e serio, apparentemente incolto e inesperto del mondo, un suddito come tanti altri, indegno di qualsiasi particolare attenzione, se non si raccontassero strane cose sui suoi fatti e detti. Erode era curioso di sentire Gesù, come già abbiamo detto, ma Gesù alle sue insinuazioni non diede alcuna risposta. Il suo silenzio è il silenzio grandioso, sublime del servo che soffre tacitamente. Allora Erode, insieme ai suoi soldati, lo insultò e per scherno gli mise addosso il suo mantello. Perché fosse giudicato, lo rimandò da Pilato, che rispettosamente lo aveva riconosciuto governatore della Perea e della Galilea.
Fallo entrare. Ma cosa può volere questo romano adesso? Ogni volta che i romani si fanno vedere sono sempre qua. Difatti, ogni volta che si fanno vedere succede sempre qualcosa. Nobile governatore, è stato condotto al tribunale di Pilato un tuo suddito. Pilato ha rimesso a te giudizio su di lui in senso del tuo rispetto. Quali sono le accuse contro costui? È un ladro? È un assassino? È un delinquente? Cos'è che ha fatto? È un predicatore. Dice di essere il vostro Messia, il figlio di Dio. È nativo di Nazaret e si chiama Gesù. Gesù di Nazaret? Gesù di Nazaret qua? Ho sempre desiderato incontrare Gesù di Nazaret qua. Sono veramente fortunato. Gesù di Nazaret qua. Dunque, lo conosci? No, non lo conosco personalmente, ma ne ho sentito parlare. Chi dice che è un grande profeta, che compie anche dei miracoli. Altri mi dicono che è un imbroglione. Una volta vennero dei capi ebrei a chiedermi di farlo allontanare dalla mia terra, ma egli non si allontanò. Io mandai a dire a questo Gesù di Nazaret di lasciare la Galilea, ma egli non si allontanò. Ma io non diedi importanza al fatto, anche perché effettivamente non ha mai creato problemi alle autorità. Desidero veramente conoscerlo. È qui con te? Sì. Ed allora introduci il Nazareno. Pilato lo ha rimesso a te. Tu puoi condannarlo o rimetterlo in libertà. Il giudizio spetta a te. Si faccia avanti il grande profeta della mia terra. Sono veramente contento di conoscerti. Anche perché volevo una spiegazione. Quando mandai a dire ai tuoi inviati di allontanarti dalla mia terra, dicesti loro: andate a dire a quella volpe di Erode. Quindi io sarei una volpe. Se alludi al mio modo furbo di saper fare le cose dalla mia prudenza, io ti ringrazio. Ma tu chi sei? Vedi, tutte queste persone che mi sono intorno, ognuna di esse ha di te la sua opinione. Chi dice che sei un grande profeta? Chi dice che sei un imbroglione? Vuoi soddisfare la nostra curiosità? Dici chi sei veramente tu. Io dico che Giovanni Battista è resuscitato, perciò ho il potere di fare dei miracoli. A Giovanni Battista già ho fatto tagliare la testa, devo fare altrettanto con questi. Per voi altri, chi è costui? Dicelo tu. Chi sei? Non vuoi dirmi chi sei? Ed allora fatti conoscere dalle opere. Sei un profeta? Fai miracoli? Fanne uno qua in nostra presenza. È svanita tutta la tua potenza, perché sei sotto lo sguardo di chi non si lascia imbrogliare. Tu hai bisogno di stare in mezzo al popolo, in mezzo alla gente ignorante. Invece qua, tutta la tua abilità è volata via. È così?
O no? È vero, trascorre l'intera giornata in mezzo agli straccioni come lui. Poi non di mezzo, uno straccione in più, uno in meno. Già ho tolto di mezzo il loro idolo che si chiamava Giovanni Battista e non voglio infrangerne un altro. Non voglio urtare troppo la loro suscettibilità. Sono certo che costui danni non ne farà. Lasciatelo andare, liberate. No, non farlo, mio imperatore. Forse non sei stato informato di quello che ha fatto alcuni giorni fa. Cosa ha fatto? Ha fatto un ingresso a Gerusalemme, come se fosse arrivato il re, e si è fatto acclamare figlio di Davide, lui legittimo re, come se tu fossi un impostore del trono di Davide. Questa è la terra. Tu sei re, quindi tu saresti molto più importante di me. Io sono il tetrarca della Galilea e tu sei il re di Israele. E le insegne regali, le insegne regali dov'è che le hai lasciate? Vai a prendere il mio mantello. Adesso penserò io a vestire il nostro re come si conviene. Ecco il nostro re. Ecco il nostro re. Adesso sei più presentabile. Centurione, riconduci l'accusato al proconsole e ne faccia lui quello che vuole. Ringrazialo per il rispetto che ha avuto per la mia autorità e per avermi dato l'opportunità di conoscere a questo pazzo. Ringrazia Pilato per il rispetto che ha avuto per la mia autorità. Digli che la nostra amicizia è tornata quella dei primi tempi. Puoi andare. Tutto sarà fatto come tuo desiderio. Che pazzo, che pazzo. È pazzo, è pazzo. Cerchiamo di conoscere meglio quest'uomo. Gli ebrei, i suoi contemporanei, lo definirono di carattere inflessibile e spietatamente duro. Gli ebrei avevano ottenuto dai romani che Gerusalemme fosse rispettata come la loro città santa e che le truppe romane non inalberassero in esse bandiere ed insegne dell'imperatore. Pilato, appena arrivò in Giudea nel 26 d.C., cercò di abolire tale privilegio e fece innalzare le insegne militari. Quando gli abitanti di Gerusalemme videro le insegne nella loro città santa, si posero in grave agitazione. Molti ebrei si recarono a Cesarea dove risiedeva Pilato e lo supplicarono per 5 notti e 5 giorni di rispettare il diritto dei loro padri. Al 6° giorno Pilato pensò di disperdere i dimostranti con la forza, ma quando fece cenno ai soldati di sguainare le spade, gli ebrei si prostrarono e denudarono il collo, gridando che preferivano essere ammazzati piuttosto che sopportare quelle trasgressioni della loro legge. A Pilato non rimase altro che cedere e ordinare che le insegne di guerra fossero tolte dalla città. Più tardi, in circostanze analoghe,
suscitò una nuova ribellione di popolo contro di lui, introducendo nel palazzo di Erode a Gerusalemme scudi votivi con il nome dell'imperatore. Seguirono rimostranze dei notabili ebrei, tra i quali quattro figli di Erode, e poiché il procuratore rimase sordo, gli ebrei si rivolsero all'imperatore Tiberio, il quale ordinò al suo testardo funzionario di togliere gli scudi da Gerusalemme e di esporli nel Tempio di Augusto a Cesarea. Lo scontro più clamoroso ci viene ricordato dall'Evangelista San Luca, il quale ci narra che durante una festa di Pasqua fece massacrare un gruppo di Galilei nel vestibolo del Tempio durante il sacrificio. Durante il processo di Gesù, Pilato cercò di salvare quell'uomo perché si accorse che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Pilato ed Erode riconobbero Gesù un predicatore che non era il ribelle politico che gli volevano far credere. Pilato lo ritenne innocente e volle che il popolo e i sacerdoti si assumessero la responsabilità della morte di Gesù. Signor procuratore, Erode ti rimanda il Nazareno. Dal modo come l'ha trattato mi è parso di capire che lo considera un esaltato e non un uomo pericoloso. Portatemi qua il prigioniero. Portate qua il prigioniero! Fammi sentire, Erode come si è comportato? Ha detto qualcosa? Ha detto che ti ringrazia per il rispetto che hai avuto per lui facendogli conoscere di persona Gesù il Nazareno. E nient'altro? Ha detto che la vostra amicizia deve ritornare come prima. Mettilo là, nel centro. Ecco qua il Nazareno. E tu saresti il re dei Giudei. Lo dici perché lo riconosci? O perché lo hai sentito da costoro? Che ne so io? Io non sono ebreo e non ti conosco. Re dei Giudei. Questa è l'imputazione con cui ti hanno incriminato i capi del popolo che ti hanno consegnato a me. Che c'è di vero in quello che dicono contro di te? Che cosa hai fatto alle autorità ad essere accusato di lesa maestà? Sei veramente re? Io sono re, ma il mio regno è diverso da quello dei re di questo mondo. Prova ne è il fatto che sono stato arrestato senza che alcuno si opponesse. Se il mio regno fosse stato di questo mondo, avrei avuto molti sudditi che avrebbero impugnato le armi e non mi avrebbero lasciato nelle mani dei sacerdoti. Ad ogni modo però ti ritieni di essere re? Perché lo sono, è la verità. Ed è per dare testimonianza alla verità che io sono nato. Chi ama la verità ascolta la mia voce. La verità, chi può dire cos'è questa verità? E soprattutto quante facce ha la verità? Avete detto che Gesù di Nazareth è il re dei Giudei. Io vi dico che è solo un sognatore. Di maestri che pensano di regnare sui loro discepoli ne sono piene le scuole dell'impero e nessuno li accusa di lesa maestà. Io non trovo alcun motivo per poterlo condannare. È un impostore! Yeah.
che non senti le accuse. Sono tutti contro di te. Senti la gente come grida? La senti? La senti? Quella gente è inferocita. Quella gente, se non lo hai capito, ti vuole morto e tu ti devi difendere. Diglielo che non hai fatto niente di male. Diglielo che non sei lì. Discolpati. Parla. Di qualcosa. Mi avete presentato Gesù di Nazareth come uno che mette discordia tra il popolo. Ebbene, io ho esaminato il caso e ti dico che non c'è nulla da condannare. In lui non vi è nessuna delle colpe di cui lo accusate. Prova il fatto che anche Erode è dello stesso parere. Tanto è vero che lo ha rimandato qua senza condannarlo. Non si può condannare a morte un innocente! Si proclama re dei Giudei! Ebbene, la pena per il delitto di lesa maestà è la flagellazione. Lo farò flagellare, ma poi lo rimetterò in libertà! Centurione, l'accusato si è flagellato. La flagellazione dei romani può provocare la morte! Andate ed aiutate i soldati! Può darsi che il Nazareno muoia sotto i colpi del flagello! Conducilo sul terrazzo perché tutti possono vederlo. A morte! Abbascio qua. A morte! Ecco l'uomo. Vedete contro chi vi accanite? Vi rendete conto di chi cercate la morte? Io vi ripeto che in lui non vi è motivo di condanna! Calmatevi! Calmatevi! Perché ce l'hanno con te? Che cosa hai fatto a questo popolo che vuole la tua morte? Parla! Di qualcosa! Ah, tu non rispondi. Lo sai che ho il potere di liberarti o di farti crocifiggere? Quale potere avresti? Se non ti fosse stato dato,
da chi è al di sopra di te. Ma se questo potere non lo eserciti bene, sarai colpevole anche tu. Ma più di te sono colpevoli coloro che mi hanno messo nelle tue mani. Vi ripeto, non c'è nulla da condannare! Centurione, io mi devo liberare di questo assurdo processo. Dimmi, durante le festività di Pasqua c'è ancora l'usanza di liberare un prigioniero? Sì. Molto bene. Domani è Pasqua e secondo la consuetudine anche in questa Pasqua desidero liberare un prigioniero che voi designerete. Vai alle carceri e tra tutti i prigionieri scegliene uno che sia realmente pericoloso per le istituzioni. Scegliene uno che somiglia a Nazareno e se possibile che abbia anche lo stesso nome, in modo tale che quando chiederò alla folla se vuole che io liberi Gesù o il prigioniero, tutti abbiano a scegliere questo innocente rabbino di cui i capi vogliono liberarsi. Tutto sarà fatto come tuo desiderio. C'è nel carcere un pericoloso omicida arrestato in occasione dell'ultima sommossa. Somiglia molto al Nazareno e il suo nome è Gesù Barabba. Mando subito a prelevarlo. Andate e conducete qua quel famigerato di nome Barabba. La morte a Gesù! Ecco il prigioniero. Questi è un assassino, un sobillatore del popolo. Lo riconoscete? Per chi eventualmente non dovesse conoscerlo, io vi dico che questi è un sobillatore del popolo. Costui potrebbe crearvi seri danni con Roma. Questi è un pericolo per il popolo. Comunque, la scelta aspetta a voi. Come vi dicevo, anche in questa Pasqua desidero dare la libertà ad un prigioniero che voi designerete. Dunque, chi volete che io liberi? Gesù di Nazaret, accusato di tradimento per essersi proclamato re dei giudei, o questo sobillatore del popolo, questo assassino di nome Gesù? Anche noi abbiamo le nostre leggi e per le nostre leggi è reo di morte. Si ha dichiarato figlio di Dio. Non puoi liberarla, è conducente. La morte crocifiggio! La devi crocifiggio! Non è più che convinto di trovarmi di fronte ad un innocente. Ma che innocente? Se liberi quest'uomo non sei leale verso l'imperatore. Proclamare è contro l'imperatore. Crocifiggio! Io non so proprio che cosa debbo farmene di quest'uomo. Devi mandare a morte, devi liberare Barabba. Crocifiggilo! Basta! Basta! Avete stancato la mia pazienza! Ho sbagliato a fidarmi di questo popolo! Siete gente corrotta dai capi, assetata di sangue! Ma voglio
che vi assumiate la responsabilità di questa morte. Fammi portare dell'acqua. Ma mi sto proprio giubilato. Io vi dico che costui è innocente! Non vi sono motivi chiari per poterlo condannare a morte! L'ho fatto flagellare, ma neanche questo è bastato a saziare la vostra sete di sangue! Vi ripeto, costui è innocente! Ed aggiungo che non voglio sporcarmi le mani con il suo sangue. Versa. Me ne lavo le mani. La responsabilità è tutta vostra. Che il suo sangue ricada su di voi, sui nostri figli. Questa gente si è assunta la responsabilità della tua morte. Gesù di Nazaret, purtroppo sei destinato a morire in croce. È giusto che sia così. Sciogliete le Barabba. Ricordati che questa volta sei stato fortunato, ma sono certo che non tarderà ad arrivare il giorno in cui ti vedrò appeso ad una croce. Vai pure. Viva Barabba! Viva Barabba! Centurione, prendi lo stilo e la tavoletta e copia la motivazione della sentenza. E ricordati che l'ebraico si scrive da destra verso sinistra. Scrivila nella lingua ebraica, in greco ed in latino, a caratteri chiari e leggibili da tutti. E poi appendila al collo del condannato. Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Non scrivere che è re dei Giudei! Scrivi che lui ha detto di essere il re dei Giudei! Così io avrei messo una condanna di morte non per un reale delitto di lesa maestà, ma solo per un presunto delitto! Basta! Avete stancato la mia pazienza! Andate via! Ritiratevi! Quello che ho scritto, ho scritto! Suo epilogo. Il Cristo uomo è stato consegnato alla folla ubriaca di passioni, avvelenata da false ideologie, incapace a discernere il bene dal male, il bello dal brutto, l'onesto dal disonesto. Cristo non è un re, urla la folla, Cesare è un re, e Cristo è niente di fronte a Cesare. Cristo per quella folla accecata dall'odio è più colpevole e spergiuro dell'assassino Barabba. Il dramma umano fatalmente è compiuto, ma quel Cristo è Dio che sa scendere nei cuori, li scuote, li sveglia alla cruda realtà, li eccita alla commozione e... Ecce Agnus Dei, qui togli speccatamente. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco il vostro Dio, Dio della infinita misericordia, che si avvia al patibolo perdonando i suoi carnefici.
Attenti, non urtare il condannato, potresti farlo cadere. Centurione, il condannato non ce la fa a camminare. Guarda, ormai non riesce neanche a stare in piedi, ormai è tutta una piaga. Dobbiamo arrivare al Calvario, dobbiamo vedere l'appesa alla croce. Se vuoi vedere l'appesa alla croce, prendi la croce e porta, non la vedi che non ce la fa più. Cammina, cane rognoso, vogliamo vederti morire in croce. Stai dietro, non ti avvicinare. Alzati, cane rognoso, e cammina! Vogliamo vederti morire in croce! La croce! Pare che abbia battuto la fronte, forse è la fine! È abbastanza robusto, ce la farà ad arrivare al Calvario! Alzatelo! Muovete invece di chiacchierare! Centurione, cosa dobbiamo fare? Vedi, non si regge più in piedi! Tu, requisisci qualcuno, il palo deve arrivare al Calvario! Vieni qua, tu! Mi sembra abbastanza robusto, va bene? Sì! Signore, prendete un altro, torno dalla campagna. Sono stanco, poi a casa mi aspetto. Il luogo dell'esecuzione è vicino. E poi il condannato non si regge in piedi. L'hai osservato il condannato? No. E allora? Sì. Vieni qua! Qua! Innanzi te! Caricati qua la tosta a questo! Centurione! Ha rimproverato noi perché ci siamo avvicinati a... ha condannato, e vedi quelle donne, potrebbero avvelenare il Nazareno e non darci soddisfazione di vedere appesa alla croce. Stai lì, non avvicinare il condannato. Tu, che cos'hai in mano? Sono un bambino, ci vado il volto insanguinato di quell'uomo, è riconoscibile, un po' di pietà. Questo non è spettacolo per voi. Allora dai. Perché piangete? Non dovete piangere per me, ma per voi stessi e per i vostri figli. Perché verranno giorni in cui vi verrà da dire beate le stelle e il seno che non ha mai allattato. E verranno momenti in cui griderete le montagne, crollateci addosso. E alle colline di te, ricordateci, perché se si tratta così le verde, che ne sarà del secco? Thank you.
Eli! Eli! Lema Sabatani! Ossi! Vieni! Vieni! Induffa questa lancia nella natura e bagna il lago del condannato! Sì, signore! Pilato. Ecco, il Cristo è ormai vinto dalla morte. Sta scritto che salirà al cielo. L'uomo ha donato il suo sangue per lavare i nostri peccati. Gesù, nostro Signore, il tuo sacrificio è compiuto. Gesù, figlio di Dio, Dio egli stesso, ha redento l'umanità col suo sangue, ci ha perdonato. Egli ci ama, gloria a Lui nel più alto dei cieli. Si apre per noi l'era della fratellanza, una voce si stempera e percorre i cieli, non fate agli altri ciò che non vorreste sia fatto a voi. Osanna a te, Dio nostro, osanna a te, Dio nostro.
gran consiglio. Sono stato amico di Gesù, anche se non l'ho mai dato ad apparire. Ebbene, egli si è opposto durante il processo di Sinello. Padre, cosa stavi dicendo? Stavo dicendo che sta per entrare alla parascena e con essa inizia la parte. Se viene in sede a pulire il corpo di Gesù, potreste essere accusati dalle autorità di violazione del sabato. In previsione di ciò, ho portato della mirra e dei profumi. Riempite tutto il sepolcro e rimandate a dopo domani tutto quello che vorreste fare al corpo di Gesù. Non potevo ragione. Questa è ancora per incontrare. Che cosa potrebbero fare? È il consiglio di un amico, ascoltiamo. Vogliamo assistere alla seduzione. Vogliamo sigillare il sepolcro e farlo custodire dalle guardie, perché tutto finisca con lui nella tomba. Voi credete che con Gesù nella tomba sia venita ogni cosa? Questa non è la fine, questo è solo l'inizio.